Gentili telespettatori, buona giornata, questo è proprio da ridere, eh? Questo è proprio da ridere. Risorge, risorgerà, zun zun zun. No, quella era ritornerà, ritornerà, risorgerà la corrente di Enrico Letta. Obiettivo riprendere il posto di segretario del Partito Democratico, potrebbe essere, perché molti cominciano a rimpiangere Enrico Letta, perché la segretaria, il grande capo del PD, è praticamente indefinibile, non riesci neanche a definire questa imitazione di politico, perché, ma non è neanche un'imitazione, io direi che di politico questa donna proprio non ha niente, lo zero assoluto. E così Perelli, ti presento Selli, non c'è una bella aria all'interno del PD, in effetti non la vuole più nessuno, solo gli yes men che gli girano intorno, perché ogni potente ha gli yes men. Gli yes men sono quelli che ti dicono che sei bravissimo, intelligentissimo, perché si aspettano prima o poi una ricompensa, una poltrona, un avanzamento di carriera. Rinasce, rinascerà, rinasce l'area Letta e la riorganizzazione di tutte le correnti. Secondo un retroscena su un giornale di sinistra, La Repubblica, dopo la pausa estiva nascerà una componente nuova di zecca. Tutto inizierà il 22 e il 23 settembre a Iseo, dove si terrà CREA, l'Italia che faremo. Mi viene la pelle d'oca. Evento promosso dagli ex lettiani che ai gazebo in un primo momento avevano sostenuto Bonaccini. Dicono che se Enrico Letta è impegnato in incarichi internazionali non mancheranno invece i suoi fedelissimi, come il senatore Marco Meloni, già coordinatore del Nazareno, e Anna Ascani, ex viceministra e ora presidente, vicepresidente della Camera. Il retroscena apparso su Repubblica, Giovanna Vitale scrive che dietro questo evento ci sarebbe la mente di qualcun altro. I ben informati sussurrano che dietro questa operazione ci sia Francesco Boccia insieme a Dario Franceschini. I due avrebbero spinto perché i neoulivisti, come hanno deciso di chiamarli quelli che si sono emancipati dal governatore Emiliano, si strutturassero in un gruppo autonomo in appoggio alla segretaria. Un modo per ingrossare l'ala moderata pro Schlein. Dopo questa operazione le vecchie correnti sarebbero sentite autorizzate a risorgere e riorganizzarsi. E questo potrebbe essere un problema per la grande capa. Dopo essere stata eletta aveva detto: «Dentro di noi abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vedere capi bastone e cacicchi vari». Ma sono sciocchezze. Anche Letta e anche quello che c'era prima, Zingaretti, avevano detto la stessa cosa. La stessa identica cosa. E non puoi farci niente. Il PD è strutturato in quel modo lì, con le correnti, con i capetti, e non ci puoi fare assolutamente niente. Le correnti più forti sono quelle che hanno una certa anzianità, come Area Dem, guidata da Franceschini, i Dems con la S finale di Orlando e Provenzano, poi ci sono Energia Popolare di Bonaccini, che ha assorbito gli ex renziani di base riformista, i Giovani Turchi, ci sono anche i Giovani Turchi, di Matteo Orfini e Radicalità per ricostruire di Gianni Cuperlo. Bene, quindi un ritorno di Enrico Letta sarebbe veramente davvero, davvero fantastico. Addirittura nel PD cominciano a pensare che chiunque sarebbe meglio della Schlein. È ovvio, nel senso che io spero che la Schlein rimanga. Lunga vita politica alla Schlein, che rimanga lì per 5 anni a dire è grave,
questo governo, lei tutte le frasi le comincia con questo governo, è grave, che rimanga 5 anni a dire questo governo è grave, speriamo, perché lei ha detto mettetevi comodi, io non me ne vado, e spero che sia una di quelle che, cioè io di politica non ci capisco niente, ma non me ne vado manco per le... Ecco, insomma, come dire, mi avete eletto e mo faccio il politico, e mo si fa quello che dico io. Anche perché ovviamente noi possiamo dire che non la vediamo come un politico, ma lei ci crede, eh? Attenzione, lei che è arrivata adesso ad essere il capo del PD, lei è estremamente convinta di essere un politico di un livello eccellente, superiore, e lei è convinta di essere stata chiamata per risollevare le sorti del PD, e lei dice appunto dal 15 il partito con me è arrivato al 22%, siamo costantemente, dice, sopra il 20, in realtà è scesa al 19, perché era solo un effetto, non è che sono corsi gli elettori a rivotare PD perché c'era un genio della politica, c'era la novità, sono tornati perché c'era la novità, la donna, la prima donna segretaria del PD, la donna che doveva essere l'alter ego della Meloni, quindi uno scontro tra donne, quindi tutti a correre a votare di nuovo il PD, sì sì vinceremo, tutte quelle robe lì. Poi quando l'hanno sentita a parlare, questo governo è grave, hanno detto che cosa sta dicendo? E un po' sono cominciati di nuovo a tornare da dove erano venuti. Partito fa 15, 16, 18, 19, 21, 22, poi 21, 20, 19. E credo che chiaramente questa opposizione della Schlein credo che porterà di nuovo il partito intorno al 15-16%, se non addirittura verso il 10%. Dovrà esserci un travaso di voti dal PD a Calenda e Renzi, questo è matematico, però vedo che l'elettore PDino è lì aggrappato, magari spera che vada via presto questa signora e che arrivi magari Bonaccini. Ma non credo, non è tipo questa che dice lascio, questa vi dice che è grave per 4 anni, questo governo è grave, ve lo dirà per altri 4 anni, 4-5 anni. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.